La settimana scorsa è continuato il dibattito sul regolamento interno al Consiglio Comunale, sulle modifiche al regolamento. Abbiamo trattato il tema degli atti ispettivi dei consiglieri. Gli atti ispettivi sono tre: le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni. Le mozioni dobbiamo ancora trattarle. Le interrogazioni e le interpellanze non esisteranno più, ci saranno solo le interrogazioni, che dovrebbero includere la funzione dell'interpellanza, ma non è detto che sia così, dipende dal testo definitivo. E qual è la grande differenza? Se prima, a richiesta di una risposta orale a un'interrogazione, la stessa veniva data in commissione, oggi lo sarà solo se viene trattata entro i 30 giorni. Se la commissione non sarà convocata entro i 30 giorni, cosa che a memoria non è mai avvenuta, la stessa interrogazione sarà trattata in consiglio. Con quali effetti negativi? Che uno, non ci sarà il dibattito tra i consiglieri, ma è solo un dialogo di una battuta da parte dell'assessore e una del consigliere, cioè la risposta dell'assessore e il consigliere che dice sono soddisfatto o non sono soddisfatto, mentre prima in commissione c'era il dibattito tra i consiglieri, la partecipazione dei dirigenti che quindi approfondivano gli aspetti tecnici e soprattutto la partecipazione dei cittadini. Capite quindi che la differenza è sostanziale e l'approfondimento dei temi sarà molto minore rispetto a prima. Ma non è finita. Le interrogazioni che invece per le quali si chiede una risposta scritta, anche queste o si otterrà la risposta entro un mese oppure verrà data la stessa risposta in consiglio comunale in question time. Anche qui, se io chiedo una risposta scritta è perché mi interessa mettere nero su bianco alcune informazioni. Se passa questa versione del regolamento, questa cosa non sarà più possibile.